start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su PC Building Simulator 2. La versione per Epic è uscito solo per questa piattaforma, per questo programma, non su Steam, quindi. E il gioco e il video sono offerti da Endorfy, che è un marchio comparso da noi da pochissimo tempo, dall'inizio di ottobre, un marchio polacco, ed è il primo marchio polacco che è stato inserito anche all'interno di questo gioco. Io ho sentito un loro rappresentante, mi ha parlato un pochino del brand, mi sono informato, producono dai case ai dissipatori, le periferiche PC, tastiere, mouse, cuffie, microfoni, passando per le sedie da gaming e le scrivanie. In Italia non si trovano ancora le scrivanie e le sedie, mi pare, e in gioco invece devono arrivare con un prossimo aggiornamento ulteriori periferiche. Guardando anche appunto online, ne parlano anche piuttosto bene. È un ottimo brand in patria, in Polonia, e ora sta arrivando anche da noi. Li trovate su Amazon, non hanno ancora un prezzo bassissimo per problemi logistici e non hanno ancora, da quello che ho notato, l'Amazon Prime per la spedizione, ma è una cosa che mi hanno rassicurato si risolverà nei prossimi mesi. Come vi dicevo, recensioni che ho visto online, non in italiano, non sono affatto male, e in accordo con loro ho deciso di portarvi, loro mi hanno offerto il gioco, la key del gioco, io vi porterò un PC fatto con le loro periferiche. Ma non parleremo solo di Endorfy, ma anche di questo titolo, perché siamo arrivati al secondo capitolo di PC Building Simulator. Il gioco, vi indico subito, non è in italiano. Però ci sono delle importanti novità. Inizio a parlarvi di quelle. In pratica i tavoli sono stati cambiati ed è possibile rifittare le varie scrivanie. Una scrivania può diventare una build mode, quindi la classica dove noi mettiamo il computer e ce lo smontiamo e lo rimontiamo. Abbiamo un case modding con la possibilità di prendere un case, mettercelo sopra e andare a moddarlo in termini di pitturarlo, colorarlo, insomma, e fargli varie modifiche. Adesso tra l'altro abbiamo, vedete qui, il colore, abbiamo il case customization, possiamo metterci delle immagini, possiamo andare a colorarlo e colorandolo possiamo scegliere la dimensione del getto da colorare, se applicarlo anche sul vetro, se farlo una pittura dura, insomma, su tutto, bella profonda, oppure molto molto soft, perché in partita troveremo case ovviamente personalizzati, ma troveremo anche gente che ci chiederà di modificargli il case, di colorarglielo. Ce lo mandano a noi, noi lo facciamo. L'altra cosa molto interessante è il water cooling. Questo è molto interessante perché qua noi possiamo andare, qua ovviamente non lo vedremo con questo, ma se voi smontate una scheda video, ad esempio, potete andare qui, o anche delle memorie, credo, potete andare qui, piazzare la scheda video, smontare. Adesso questa è la modalità libera, quindi lo smontaggio è praticamente immediato, però potete andare a togliere tutti i vari tappetini di dissipazione, aggiungere una nuova pasta, diciamo, termica. Questi sono sotto forma di adesivi, e con il cotone rimuovere, questa è una bellissima aggiunta, rimuovere tutta la vecchia pasta termica, applicarne una nuova. Il gioco ce la fa mettere manualmente, quindi possiamo scegliere noi la dimensione del chicco di riso, come si usa dire, e andare a selezionare un dissipatore da montare sulla scheda video, fissandolo poi alla main board, come si usa dire, per poi andare a prenderla e montarla in un computer, quindi con tutto il suo impianto di freddamento. Qua vedete che abbiamo un computer che non funziona al momento perché
Se lo accendiamo, adesso ce lo colleghi in automatico perché è tutto velocizzato, ci dovrebbe dare un messaggio sbagliato perché di errore. E come vedete il liquido non gira. Ma non è questo che faremo oggi. Però, insomma, calcolando che, qua vi faccio vedere, c'è un bel PC che ci viene regalato, che è la versione, diciamo, dello zio, il nostro zio, c'è tantissimo, un'ampissima personalizzazione dei computer, vedete? Che poi potete, addirittura delle missioni vi danno la possibilità di, cioè loro vi chiedono mettimi il LED di quel colore con quella cadenza in termini di luminosità, cobaleno, che si accende tutto da destra a sinistra, insomma vi chiederanno anche missioni di questo tipo. Ma intanto andiamo a vedere nella qua, perché vabbè la location è cambiata, qua in realtà ci sarebbe un negozio chiuso, devastato da un incendio, l'assicurazione non si sa se paga o meno, e questo la trama della storia. Possiamo andare a vedere i case della Endorfine non ci sono ancora, quindi io ne prenderò uno a caso e ci costruiamo un bel PC. Facciamo, non so, vorrei prenderne uno bello. Vediamone uno carino. Bello questo, ma è un po' troppo. Secondo me ci prendiamo questo. Iniziamo a montarlo. Ovviamente qua siamo, come vi ho detto, in creativa, quindi non avremo modo di, diciamo, di comprare le cose. Ora abbiamo aperto i due pannelli. È molto particolare sta cosa. Qua possiamo andare a installare. Installiamo una scheda madre. Ci mettiamo una Gigabyte. Vedete, qua abbiamo anche il custom, tutte le parti customizzabili per il water cooling. No, io ci metterei una scheda madre, quindi una motherboard con socket per Intel magari, perché io non vi faccio vedere la partita normale perché si inizierebbe a giocare da zero senza prodotti Endorfine, senza prodotti diciamo di un certo livello per quanto riguarda poi i processori e le schede video. La cosa bella di questo titolo è che i pezzi sono proprio originalissimi, quindi possiamo montare la scheda madre qui. Vedete che ce la monta da solo, perfetto. Con tutte le viti, ci fa vedere anche il montaggio, il cablaggio, tutto il collegamento. Che cacchio è questa USB che gira qui? Vabbè. Intanto possiamo andare a montare. Ah, qua apriamo anche questo pannello. Ma è un case bellissimo questo, perché c'è tutto il passacavi qui. Vabbè, intanto andiamo a installare le memorie RAM. Vediamo. Ci mettiamo un 32 giga, vediamo se è montabile. Sì, possiamo aprirlo, vedete? Le montiamo un po' così come vengono. Il nostro bel processore. Apriamo il CPU Shield e ci montiamo un bel CPU un i9 di tredicesima. Cavoli, è proprio aggiornatissimo. Ora si va a mettere la pasta termica. Quindi Tools, questa, e ci mettiamo questa. Ah, devo chiuderla, giustamente. Ok. Chiuso e sigillato la CPU. Immettiamo la pasta termica. Vedete come si ingrandisce, bellissima questa cosa. Ok, sufficiente. Sì, ci dice comunque quando è sufficiente o meno. CPU cooling, vediamo un po'. L'Endorfine. Ci potremmo mettere un raffreddamento liquido, ci mettiamo questo che montiamo, vediamo se si può montare su sto computer, perché ho scelto un case così come viene, quindi no, non si può montare perché è troppo grande. Vediamo un po' se possiamo metterlo sopra. No, con la verità io non ho mai montato un raffreddamento liquido. Ho sempre avuto i computer a raffreddamento ad aria. Ma potremmo anche rimanere fedeli a quella linea lì. Però, oddio,
mi sta facendo rimuovere tutta sta roba, non so perché. Fammi rimuovere anche questi, vediamo se possiamo montarlo. Sì, adesso sì, perfetto. Sì, è questo è un kit, è un kit già montato. Ok, abbiamo il nostro raffreddamento a liquido della Endorfire. Ora ci montiamo anche una scheda video, graphic card. Mamma mia, la 3090. Qua non ci sono ancora 4090. Sì, ce la montiamo subito. Dobbiamo smontare ben 3 slot. Mappete. Va bene. 4090. È enorme sta scheda. Enorme. Smontiamo questo case qui. Ci mettiamo un power supply. Vediamo se è stato già aggiunto della Endorfire. Sì. Un 1000 watt, molto interessante. Ci montiamo anche quello, ovviamente montato giusto con la ventola giusta. Ci ha già connesso tutto, molto bene. Non so adesso che cosa manchi, gli hard disk credo non siano loro competenza, e si parla solo di periferiche PC e qualcosina appunto a livello di case. Storage, ci mettiamo un M2 da 4 terabyte, sono pienamente d'accordo. Vediamo se lo montano. Sì, open drive bay. Sì, dobbiamo smontare il drive bay, immagino. Perché non me lo fa smontare? Mannaggia questo. Ok. Sì. Non me lo fa montare lì. Lo montiamo qua. Ok, installa questo. Vediamo. Sì, due addirittura ne possiamo mettere. Ma mettiamone in alto. 8 tera. Monta, perfetto. Adesso è un bel bestione questo, però potrei anche pensare di montargli un dissipatore di questo, no? No, non gli mettiamo un impiantino custom. No, dai. Allora, adesso le basi dovremmo averle. È stato montato questo PC mega galattico. Installiamo le componenti che abbiamo rimosso, quindi la copertura del nostro case, del nostro Endorfire alimentatore da 1000 watt. Quindi di Endorfire abbiamo messo la refrigerazione e questo. Qua sotto c'è il bay, ma non mi interessa perché il bay, molto bellissimo sto case comunque. Peccato che non ci siano quelli di Endorfire, ma per vedere anche quelli appunto, perché mi incuriosiscono molto, ma lo vedremo quando arriveranno. Sono già d'accordo che faremo un altro video. Vediamo se abbiamo la possibilità anche di mettere qualche case fans. Vediamo se hanno qualcosa, perché le ventole le fanno, ma non per il case. Ok, allora montiamole. Magari c'è un RGB, qualcosa. Beh, sono in ordine di costo, quindi case fans, vediamo se si può mettere qui uno. Ah, ok, me le ha già connesse, una e due. Ok, davanti ci sono, ma in realtà possiamo strafare e montarne a nostra volta. Però cazzarola, dobbiamo smontare tutto però prima. Guarda che smonto questo. Vediamo se lo possiamo montare davanti. Sì, una. Mamma mia, che PC questo. Deve essere anche bello da vedere. Però anche le altre con... Vabbè, tanto sono RGB anche quelle. Allora, di qua non ci stanno per nulla, perché non c'è modo. Però qua sì. Ah, qua abbiamo una bella refrigerazione. Vediamo se gliele possiamo mettere anche sopra. Sì, credo di sì, ma dovremmo smontare prima il piano sopra. Ok, sì, dobbiamo smontare i filtri. No, non me lo monta sopra. No, fammi vedere, ma non mi lascia. Perché non mi lascia? Questo lo potevamo mettere anche sopra, in effetti, però... Ma sì, dai, fammelo smontare. Smonta questo. Lo rimontiamo. CPU cooling, Endorfire. Questo.
sopra qui. E qua me lo mette, ma qua no. Perché no? Mannaggia, non conosco il case. Vediamo se possiamo smontare qualcos'altro sopra. Eh no, mi sa che non si può montare sopra. Anche se in realtà c'è questa cosa qui che non capisco a cosa serva. C'ha lo spazio per le ventole, ma non me lo fa montare. Vabbè, glielo montiamo dove era prima, va. Montiamo qua sotto. Pelino diverso da prima, ma va bene così, dai. Poi avevamo detto case fans, glielo mettiamo anche qui. No, non me lo lascia mettere. Vabbè, dai, lo chiudiamo così. È fatto un po' così, ma va bene. Allora installiamo le varie griglie, il filtro della polvere, installiamo anche il dust filter in alto. Bene, chiuso. Dovremmo aver montato praticamente tutto. Abbiamo il dive bay che ho smontato da non mi ricordo dove, ma non credo mi serva più. Possiamo richiuderlo e possiamo accenderlo. Guardate che bello dentro. Carino anche il... sì, beh, certamente non abbiamo il sistema operativo, quindi glielo andiamo a installare. E lo spegniamo, lo riaccendiamo, credo che si installi così. Abbiamo anche il piping, quindi la possibilità di andare a montare impianti, diciamo, custom, scegliendo noi dove collegare i tubi. Ma quello è sicuramente un'altra storia. Un'altra cosa interessante che vi mostro è il lighting, che è il, a parte il music player come nel vecchio gioco, si può scegliere la radio, sentire anche la musica italiana, OCCT, GPU Tana, non mi fa riavviare, che è una cosa abbastanza fastidiosa. Vediamo un il power monitor. Possiamo vedere quanto consuma il nostro PC in questo momento con queste periferiche, con un i9 e una scheda che è molto utile anche per farsi un'idea di quello che può consumare un PC. Consumano da paura. Beh, le ventole no, ma il processore, la scheda video, il processore sui 200 watt quasi. Mentre la scheda video 112 watt, siamo sui 300 e qualcosa, con uso semplice, ovviamente. Abbiamo OCCT che è utilissimo per vedere le temperature, quindi mette sotto stress il computer e vedere se tiene, se regge. Ed è c'è anche il GPU Tuner, quindi la possibilità di aumentare il core della scheda video, il clock, la memoria, il processore, insomma, della scheda video. E la cosa interessante è il lighting, quindi la possibilità di andare a colorare con varie configurazioni, selezionando tutto, mettendo se la luce statica, la luce di un colore e così via. Questo è un effetto, c'è anche il respiro, che è quello che si fa a spegnere in due colori, in uno solo. È possibile cambiare i colori, sì, oppure metterlo in rainbow. E guardate, c'è il ping pong che continuano a rimbalzarsi, c'è il walk, e tante volte, adesso non in questo caso, ma le ventole si riempiono gradualmente, dipende ovviamente dalle ventole che montiamo. Comunque questo è bruttissimo come l'abbiamo montato noi, però questo è il nostro computer. Come vi dicevo, arriveranno altri pezzi. I pezzi sono sempre in aggiornamento, quindi i marchi più famosi e i marchi meno famosi, nuovi, come Enderfy, che sponsorizza questo video, che ringrazio ancora una volta. Vi ricordo le loro periferiche, dal microfono che al momento non è inserito, le cuffie, la tastiera, e mi stavo dimenticando il mouse, molto particolare come forma. È RGB pure lui, lo vedete qui. Poi qui in gioco non serve nulla avere le periferiche, ma va bene. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Abbiamo fatto questo PC, poi rimane salvato nell'altra partita. Nella carriera invece vi faccio vedere che è un pelino diverso, nel senso che
ovviamente è un gioco che vi porterà via una tonnellata di ore, perché ogni tot livelli sbloccate determinate caratteristiche, determinati componenti, scusate. Avete, beh, questo è più o meno, potete cambiare con il tablet, ha più senso qui che nella free mode, qualsiasi cosa, quindi dal tipo di pavimento al tipo di scrivanie. Lui identifica una parte, diciamo, del vostro studio, il pavimento, il tavolo, così, e potete andare a cambiarlo. Mentre qui vedete che c'è il negozio che è andato distrutto, non so dirvi, perché dovrò esplorarlo nel corso del gioco, se sarà possibile riaprirlo un domani. Comunque quello che noi faremo è stare qui, andare sul primo PC che ci fa sistemare il tutorial, e sul negozio potete andare a fare i vari acquisti e comprarvi le cose, ripararle. Sto adesso, vedete, mi hanno mandato questo PC qui, devo sostituirgli la CPU. È carino perché i case sono un po' più vari di quelli che erano il vecchio PC Building Simulator 1. Altro, beh, le classiche mail con i messaggi subliminali che potete leggere qui, con il fix, il customize, vedete, paint case yellow, io lo accetto, passo al giorno successivo che è da qui, vedete, io passo il giorno and day, sono missioni molto base, però posso andare a prendere il PC, qua vedete devo farne due, upgrade, customize, upgrade, collect payment from email, no, lo metto qui, devo pitturarlo di giallo, paint case yellow, ok, non mi dice niente, quindi io, vedete qua lo identifica come giallo, quindi a mia discrezione gli metto apply on glass e vado a colorarlo, che è una roba oscena, è immensa, perché è bruttissimo così, però va bene, lo vuole così. Mi dice 1%, come mai? Perché non ho letto la mail, probabilmente. Probabilmente questo qui non vale come era vetro, quindi non lo voleva. Vabbè, noi gli abbiamo pitturato anche il vetro e pazienza. Ora il case dovrebbe essere tutto completamente pitturato, quindi è valido così. Me lo dovrebbe dare completato, credo. Vediamo. Paint case yellow, no. Abbiamo sbagliato, non lo voleva così. Vabbè, lo pitturo anche dietro. Dietro non credo si possa però. No, infatti. Trasparenza, no, mi sa che questo qui è da buttare. Undo, apply on glass, lo ripitturo di nero, gli ridò la trasparenza, lo riporto così come era prima, perché fa abbastanza schifo. Però adesso ha detto lo voleva. Perché? Beh, ma scusate, lo voleva giallo. Ma fammi un po' pitturare il case giallo. Manca l'1%. Ok, paint pitturato giallo. Vedete, poi vabbè, questo è anche difficile. Ma adesso andiamo a consegnarlo. Allora, customize, collect. E mi ha pagato. Bootstrapping, ok. Tra l'altro, storefront unlocked, puoi ora rinnovare lo storefront permettendo di acquistare e vendere i tuoi PC. Questo è molto interessante e ha già risposto a una delle mie domande. Si potrebbe vendere? Sì, perché lo storefront si può andare a rimettere nuovo e vendere le nostre composizioni. Questo dà un notevole cambiamento rispetto alla versione precedente del gioco. Ora, in conclusione, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ringrazio ancora Umberto di Androfy per l'opportunità, per la chiave di gioco, e se vi piace potremmo continuare questo progettino del PC, insomma, e vi invito anche ad andare a vedere i loro prodotti, perché secondo me sono interessanti. Poi bisognerà vedere quando prenderanno bene piedi in Italia e sarà facile reperirli soprattutto da Amazon. Alla prossima e ciao ciao.